Eccoci qua, ancora una volta a parlare di sperimentazione vocale. Io mi occupo sia di sperimentazione teatrale, di sperimentazione vocale, poi vabbè, sonora, musicale, creativa. Ma in questo caso, anche se io nelle mie creazioni, nei miei lavori creativi, nei miei spettacoli, nei miei progetti, non faccio distinzione, però ora voglio parlare per precisione, non fare un calderone, ma per fare un lavoro ben preciso di sperimentazione vocale. Quando parliamo di sperimentazione vocale, parliamo di un lavoro tecnico molto elevato, intanto non di una stupidaggine, come si potrebbe pensare da profani, è una ricerca, una sperimentazione, che va oltre gli schemi, che va oltre i limiti, che non accetta, non approva quello che può essere il limite fra voce cantata, voce recitata, voce sussurrata, voce straamplificata, voce anche deformata dall'effettistica. Cioè c'è tutto un mondo ampissimo nei quali noi possiamo mettere mano. Per poter agire e muoversi in questo mondo è necessario avere prima di tutto una padronanza della propria voce e della tecnica vocale. Questo direi che è assolutamente fondamentale. Perché dico questo? Perché è importante la tecnica. Talvolta capita che venga sottovalutata anche nello studio del canto. No, la tecnica vocale è fondamentale. Senza un'ottima tecnica vocale non si può operare bene, soprattutto non si può esprimere molto. Io propongo percorsi di studio che riguardano sia che sto parlando di canto, di voce cantata in questo momento, e di voce sperimentale, cioè di ricerca e sperimentazione vocale insieme. Io propongo percorsi che riguardano sia il canto più tradizionale sia il canto più sperimentale, ma in entrambi i percorsi la sperimentazione vocale io ce la metto dentro perché mi sono accorta di quanto faccia, di quanto sia importante e sia motivo di crescita e di consapevolezza di sé e del proprio strumento, anche per chi non è interessato a questi aspetti. Quindi chi non è interessato a questi aspetti perché non ha voglia poi di creare questo genere di lavori, non importa. È importante, oltre agli esercizi di tecnica più tradizionali, la costruzione di un'ottima tecnica vocale, la costruzione di un repertorio canoro, lavoro sui brani, l'entrare in un genere, per esempio a livello avanzato nel canto jazz, quindi nell'improvvisazione canora e via dicendo. È importante a tutti i livelli, anche principiante, anche principiantissimo, mettere qualcosa di sperimentazione vocale, ovvero qualcosa che faccia giocare liberamente, senza stare sempre a pensare al compitino, alla struttura canzone, in modo da sganciare quelle che sono le menate, no? Oddio, sbaglio, cosa faccio, cosa non faccio, e trovare sia la creatività e sia potersi ascoltare anche solo per avviare l'uso del diaframma. Anche solo per approcciare in modo serio e profondo una buona respirazione. Quindi questi lavori sono fondamentali. Io invito chi non conosce queste cose ad approfondirle. Non sono temi di cui si trova molto in giro. Io, per quel che riguarda me, ho inciso al momento tre album di sperimentazione vocale. Il primo autoprodotto da me, Voce Sacra, che potete chiedere a me perché io sono l'unica depositaria di tale prodotto. E prodotto, che brutto termine, di questo album. Tra l'altro io ho fatto un lavoro, ogni copia è diversa da ogni altra, quindi nessuno in teoria la copia uguale a quella di un altro. Poi secondo, Sacra Dea, prodotto in Germania da Atemwerft, dal mio caro amico Martin Schmidt, esclusivamente vocale tranne un brano, che è anche la parte strumentale, ma è quasi tutto di strumenti, scusate, di voce, di pura vocalità, Sacra Dea, anche questo potete richiedermelo, e Alchimia Nova, prodotto sempre in Germania, ma da Attenuation Circuit nel 2020 o 21, mi sembra nel 2020, e qui però c'è tutta la parte strumentale, elettronica, sonora, di sperimentazione sonora del mio compagno Alessandro Conedera e la mia voce. Io ovviamente non sono l'unica depositaria della sperimentazione vocale, io sto parlando di me per dare immediatamente dei cenni di quello che può essere il mio lavoro, visto che ora sto parlando del mio lavoro a livello didattico e dell'importanza di questo lavoro come io la concepisco. Forse
quella che io più amo, anzi, senza forse, comunque, quella che io più amo a livello di grandi autori, di Amanda Galas. Andate ad ascoltarvi di Amanda Galas, troverete un mondo. Qui parliamo di serissima sperimentazione vocale a tutti i livelli, ma non è l'unica, neanche lei. La ricerca non è facile su questo tema. Io vorrei, faccio dei corsi anche, propongo dei corsi proprio di sperimentazione vocale. Ripeto, la sperimentazione vocale non serve solo a chi la vuole praticare come amore della propria vita, come nel mio caso. Serve anche a chi vuole cantare jazz, serve anche a chi vuole cantare pop, serve anche a chi vuole cantare un rock, magari anche molto elaborato. Serve a chi vuole cantare qualunque genere musicale, anche a chi volendo non vuole cantare, ma vuole avere un uso della voce molto forte. Perché è un percorso che ti fa scoprire tutta una serie di cose che non si possono spiegare così. È anche un percorso importante per chi vuole fare un lavoro su di sé o per chi già fa un lavoro su di sé. Un lavoro sulla propria spiritualità, un lavoro sulla propria evoluzione personale, perché attraverso la voce si trasmettono le emozioni, perché attraverso la voce si trasmette un sacco di roba, perché la voce è un ponte tra mondi, perché attraverso la voce si può essere veri e propri creatori di mondi e di sogni. Ora, io mi sto lanciando in pillole velocissime dei concetti molto più ampi, io mi sto anche preparando a scrivere, ho voglia di scrivere proprio un testo, dei testi. Adesso non so ancora come formalizzare la cosa, ma vorrei proprio scrivere su questo ambito, che è un ambito ancora strettamente di nicchia. Comunque, per chiunque volesse informazioni, sia per dei corsi da me proposti, sia in presenza che online, sia per delle informazioni anche se non per fare corsi, ma solo per conoscere, o legati anche alla sperimentazione teatrale, della quale farò altri video, ecco, mi contatti, io sono a completa disposizione. E consiglio di seguire la mia trasmissione Dialoghi sperimentali che trovate qui sul mio canale YouTube. Grazie.